I mercati azionari internazionali sono tornati a una parvenza in normalità ben più velocemente che l'economia reale e anche la vita reale. Questo in praticamente tutti i paesi sviluppati e anche alcuni dei paesi emergenti, soprattutto per quanto riguarda i listini, l'indice americano continua a essere il più performante, o meglio, quello che ha perso di meno, che ha recuperato più velocemente rispetto agli altri. Con quello europeo che rimane ancora un pochino più indietro, così come con l'emergente giapponese. Tra i driver principali troviamo sicuramente lo stimolo massivo sia a livello monetario che fiscale di tutte le principali autorità, appunto sia monetarie che fiscali e governative nel mondo occidentale. Questo ha avuto un effetto, un peso rilevante a porre una sorta di floor, di minimo rispetto a tutta la negatività che si è andata a creare, la disoccupazione e la gestione del debito. Sono tutti sviluppi sicuramente positivi, quello che manca probabilmente potrebbe essere un vaccino e effettivamente il mercato sta apprezzando una certa positività da quel punto di vista. Tra le altre gambe mancanti in questo rally, diciamo in questo nuovo bull market che è andato a cominciare nell'ultimo mese, negli ultimi 2 mesi, troviamo la mancanza di outperformance dei settori più ciclici e delle economie più esposte al commercio internazionale e alla ciclicità, come appunto l'Europa. In realtà nelle ultime 2 settimane abbiamo visto dei movimenti anche da questo punto di vista. Normalmente i settori cosiddetti più value, cioè con valutazioni più basse rispetto agli altri, con anche spesso un livello di qualità dei bilanci minore e un livello di ciclicità superiore, tendono a essere importanti nel sostenere la risalita dei mercati. Arrivano da anni di underperformance, quindi di risultati negativi rispetto al resto dell'indice e di grandi settori come per esempio quello tecnologico e sanitario. Iniziamo a vedere dei nascenti segnali di ripresa. Molto difficile dire quanto durerà, però è sicuramente importante anche il loro sostegno per un proseguimento delle performance positive per i mercati internazionali.